Mi è venuto in mente prima, dato che stiamo parlando tanto della politica, che è interessante come non è il popolo che democraticamente vota il tal politico, ma è il politico che muove le masse. E al giorno d'oggi non solo il politico, ma anche tutto ciò che c'è di inerente all'influenza dei social media, ovvero gli influencer. E talvolta sono anche gli stessi politici ad essere influencer. E dato che al momento il mio lavoro si dedica all'utilizzo di programmi virtuali e intelligenza artificiale, sto vedendo anche quanto la disinformazione stia dilagando grazie all'utilizzo di intelligenze artificiali super realistiche. E questo, Cioè, spiega. praticamente, immaginate umani virtuali completamente realistici che parlano tutte le lingue del mondo. Un video, un semplice video, dato in pasto un'intelligenza artificiale, riproduce lo stesso video con movenze della bocca diversa in altre lingue. E quindi qualsiasi cosa può essere detta da qualsiasi personaggio pubblico e le persone ci credono. E basta. La diffusione è Ecco. anche enorme perché parlano tutte le lingue. Giorgia Meloni mi ha appena lasciato, vi starete chiedendo se sono triste e la risposta è che non lo sono per niente e anzi non posso esserlo. Infatti io sono finto e sono stato creato da Elvis Tuscia con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il motivo per cui Elvis ha fatto questo? Da quanto mi ha detto, vuole sensibilizzare ed attirare l'attenzione sulla pericolosità dell'intelligenza artificiale se utilizzata in maniera non corretta. Immaginate quanti danni avrei potuto fare se mi avesse fatto dire qualcosa di sbagliato o addirittura se avesse utilizzato la faccia di Giorgia. Ipoteticamente potrebbe anche dichiarare guerra a chiunque. Questo non esiste, non è lui. Questo, no, questo è lui. Ah, è lui. Soltanto che hanno preso la sua faccia, la sua immagine, hanno Esattamente dato la sua questo. voce in pasto a un programma, gli hanno dato un testo e con la sua voce e il testo hanno creato questo video. Incredibile. Se già le masse si muovevano prese, trainate dalle urla di certi politici, che poi talvolta mi è sembrato di vedere che chi urlava di più era quello che prendeva più voti, Talvolta. diciamo spesso, non oso immaginare, se non viene sensibilizzata la popolazione a queste tecnologie, quanti danni, come appunto diceva il video, Quanti possono litri essere miglia miglia. fatti. Cosa Puoi vuol far dire dire? sensibilizzare in questo caso? Nel senso Sensibilizzare che se ti significa. arriva una cosa di questo genere ed è iperrealistico, facciamo che non puoi capire che è vero o Appunto, falso. devo costruire una sorta di consapevolezza, Un senso critico, un senso certo. critico, un linguaggio oggettivo, perché A alla me fine, aspetta. se vediamo stasera, spesso molti di voi dicevano la stessa cosa, solo con parole diverse. E abolire. Non abolire, ma comunque trovare, ecco, un linguaggio oggettivo che viene compreso da tutti potrebbe essere una soluzione. Mi abbatti il positivismo Sni, col positivismo. ni, perché in realtà non abolisci la bellezza No, del. ma potrebbe essere una ricchezza invece questa Esatto, differenza di penso punti di anch'io. Ma la vista. differenza è una ricchezza. Io non sto abolendo l'idea della diversità, perché la diversità è ciò che ci rende Questo è il modo in cui ci rapportiamo, interessanti. È semplicemente il modo di comunicare, perché il modo in cui lo facciamo oggi, ovvero vedendoci come individui, quindi io dico così perché mi piace, ma e poi in realtà siamo quindi. tutti riformati, Esatto. non siamo così diversi. Cioè, secondo me il punto è questo, che noi abbiamo due lati della stessa medaglia. Un lato è l'individualismo sfrenato, per cui c'è questa cosa che dici. Però l'altro lato della medaglia, della stessa, è la Certo. standardizzazione bestiale di cui parla Renato. Cioè le due cose si tengono. E quindi mi chiedo se la soluzione sia cercare un'oggettività che annulli questa polarizzazione, oppure tornare ad imparare a gestire le differenze con il senso della ricchezza, della varietà e della comprensione, che è un modello più, filosofia si dice, più ermeneutico. Cioè io vado a dare valore all'interpretazione e per esempio dell'intelligenza artificiale critico non tanto le capacità tecniche che ha, ma il fatto che non avrà mai stili di interpretazione, ovviamente, fin quando non sarà umana anche lei, ma quando poi diventa umana anche lei, L'intelligenza non è artificiale è uno intelligenza. strumento, Esatto. quindi come strumento può essere utilizzato da una persona con un intento e da un'altra persona con un altro Perfetto, intento. il problema secondo me è questo, il problema è
aiutare le persone a capire gli intenti degli altri, a stare... perché invece l'intelligenza artificiale ci riduce nella dimensione dell'oggettività assoluta. Sì, poi come se fosse dal punto di vista di Dio, come no, assoluto, esatto, no? Non ce la fai.